Angeli Tapino, volto nuovo della Giunta Calabrò, è comunque un ritorno. Sì, è un ritorno dopo qualche anno con nuovi presupposti, nuovi obiettivi, parzialmente nuovi, ma quello principale resta sempre lo stesso, che è quello di dare il mio massimo contributo per fare qualcosa di positivo in città. C'è quindi da riprendere un discorso relativo comunque alla cultura che era rimasto interrotto qualche tempo fa. Assolutamente sì, per quanto mi riguarda, comunque dico, in questi due anni la cultura è andata avanti. Certo, io avevo una determinata visione che spero di poter riprendere con l'apporto delle associazioni culturali che mi sono state maggiormente vicino e che non finirò mai di ringraziare. C'erano dei progetti da portare avanti che spero di poter ultimare. Ho accettato questa sfida che ho definito già precedentemente un atto d'amore per la città, ci aggiungerei un atto di responsabilità. C'è tanto da lavorare, sicuramente avrò bisogno di un tempo breve per fare ordine tra le carte, fare ordine tra il lavoro precedentemente svolto da chi mi ha preceduto e, insomma, e poi subito al lavoro. Rifiuti, oggi si parte con la nuova differenziata. Tra l'altro, forse qualche risultato si è raggiunto a partire comunque dall'eliminazione delle isole ecologiche. Si riparte da qui. Assolutamente, questo come in altri ambiti non si può pensare di risollevare problemi che ci portiamo dietro da anni, forse da decenni, in un giorno. È chiaro che il lavoro va pianificato e fatto step by step, per dirla all'inglese. A un medico veterinario non poteva che essere affidata la delega al randagismo. Cosa c'è in programma per combattere questo che è un autentico problema di questa città e non solo di questa città? Assolutamente, al lavoro da ieri, non da oggi, al lavoro da ieri sulla creazione del canile comunale, so che tanto è stato già fatto, siamo fermi a un punto di svolta e questa svolta bisogna operarla. E poi c'è il cimitero, la gente è piuttosto arrabbiata perché da diverso tempo le sepolture sono senza luce perpetua, senza illuminazione votiva. Sì, il cimitero credo che sia una delega molto, molto umana, nel senso che ai nostri morti, ai nostri avi dobbiamo rispetto e rispetto non si vede solamente durante la celebrazione del giorno dei defunti, ma si vede tutto l'anno e sempre. Credo che rispettare i defunti sia rispettare la nostra storia, quindi ci sarà tantissimo impegno su questo, lo posso garantire.